Ciao Violette, eccoci in un nuovo video ed è la quinta volta che cerco di registrarlo, quindi spero di farcela. Oggi ho intenzione di proporvi il hair routine o comunque come curo i miei capelli, come li tratto. Mi avete chiesto in moltissime anche come faccio ad essere bionda, che numero sono, se faccio una tinta, quale tinta uso, eccetera. Allora, io non faccio nessuna tinta, sono già abbastanza bionda di mio, sono un biondo scuro e poi faccio le mesh e io divento bionda. Io consiglio sempre di non fare una tinta perché secondo me le tinte o hai fortuna oppure diventi gialla o comunque di colori poco credibili, ecco. Quindi io vi consiglio sempre di non fare tinte da sole in casa se volete diventare bionde. Andate da un bravo parrucchiere e ditegli: io voglio diventare bionda, aiutami per favore. Dunque, vi faccio un po' vedere che prodotti utilizzo e tutto quanto. Non vi aspettate di vedere cose professionali, cose comprate nei saloni, perché secondo me le cose fondamentali per i capelli sono i trattamenti, quelli tipo per rinforzarli. Shampoo e balsamo sono cose di contorno, a parer mio. Quindi io utilizzo dei normalissimi shampoo comprati al supermercato e basta, ecco. Diciamo che poi alla fine della storia secondo me sono le maschere che fanno la differenza. Lo shampoo che utilizzo di più è questo qua, che è di Garnier Ultra Dolce. Mi piace perché, a parte che ha un odore buonissimo, mi piace tantissimo. E poi perché ovviamente non è che va a schiarire i capelli, però è vero che gli dà un pochino più di riflessi, insomma, che accende un pochino il biondo, ecco. Quindi mi ci trovo molto molto bene. Poi è senza parabeni, o almeno così c'è scritto, speriamo che sia vero, con gli estratti naturali di camomilla e quant'altro. Diciamo che utilizzo un po' quello che trovo. Se c'è questo preferisco utilizzare questo, ma se no mi va bene anche qualsiasi altra cosa, basta che me li lavi bene, ecco. Come balsamo prendo il fratello di questo qua, che è sempre di Garnier Ultra Dolce, sempre per i capelli chiari. Poi vabbè, oddio, secondo me, io l'ho detto, la cosa più importante sono le maschere e i trattamenti che vai a fare al di fuori dello shampoo sotto la doccia. Poi facciamo una distinzione tra balsamo e maschera. Il balsamo non fa nient'altro che districarli, non è che li vada a nutrire poi tanto. Li fa essere sì un po' più morbidi, ma giusto lì per lì sotto la doccia, poi quando vai ad asciugarli sono tali quali a prima. E invece la maschera è qualcosa di un pochino più invasivo, se vogliamo, quindi va un pochino a nutrirli di più. La maschera che uso, e io quando dico che faccio la maschera vuol dire che sono capace di starci delle ore sotto la maschera, è questa qua che prendo in erboristeria, ovvero la maschera per capelli di semi di lino e burro di karité. Non c'è scritta nessuna marca, direi. Comunque sia, è questa. Questa qua mi piace perché effettivamente quando poi vado a risciacquare i capelli e io faccio sempre il risciacquo con l'acqua fredda perché il freddo fa chiudere le squame. E quindi sì, io per tipo 50 secondi mi torturo sotto la doccia, mi faccio un bel risciacquo ad acqua fredda e poi magari sul corpo mi ripasso soltanto dalle spalle in giù l'acqua calda perché sennò muoio. Però poi con questa e l'acqua fredda devo dire che effettivamente i miei capelli sono un po' più lucidi, un po' più morbidi, un po' più vivi, insomma. Come maschere o comunque trattamenti, quello che faccio io è anche fare gli impacchi all'olio d'oliva, ovvero quello che c'è in cucina. Io mi impregno i capelli, cioè prendo proprio l'olio, la bottiglia dell'olio me la verso sui capelli, nelle mani, non lo so, e mi impasto per bene i capelli e poi faccio come per asciugarli con il phon. Logicamente non si asciugheranno, però cosa succede? Che il phon con l'aria calda fa aprire le squame. Le squame si aprono, l'olio entra e quando i capelli si asciugheranno, che andrete a risciacquarli, avrete i vostri bei capelli belli rimpolpati e belli nutriti. Il trattamento però lo faccio prima di entrare sotto la doccia. Cioè, nel senso, mi impastrocchio per bene i capelli, poi ci passo sopra il phon, così con l'aria calda le squame si aprono ed entra l'olio, poi aspetto un'ora, due, e poi mi faccio la doccia. Poi, una volta che sono uscita dalla doccia, dipende, se ho intenzione di farmi il ferro, e vi ricordo che il mio ferro è questo qua, della Revolvit, e mi sembra che questo sia il 19 mm, me lo chiedete sempre ancora in tantissime. Io comunque qua sotto vi lascio il link
del video che avevo fatto per come fare i capelli un po' boccolosi, un po' così. Prima di utilizzare questo, uso la mia spuma, la di Malizia, una semplicissima spuma molto strong, questa qua è molto forte devo dire, e la spuma effettivamente li secca un pochino. Invece se non voglio fare i boccoli, cosa molto difficile però vabbè, a volte succede, utilizzo questo altro prodottino che è della Viewpoint ed è una crema arricciante, attiva ricci e anticrespo, ed effettivamente questa qua li definisce un sacco i capelli mossi, li fa venire veramente belli definiti, belli lucenti, belli morbidi, non fa come la schiuma che tipo li fissa. E questa qua è un buon prodotto e non costa neanche tanto, ecco. Adesso non ce l'ho da farvi vedere, però utilizzo anche quando ce l'ho, quando mi capita tra le mani, l'olio ai semi di lino e li metto giusto un po' così sulle punte, quando magari mi faccio i boccoli mi passo un po' di olio sulle punte per definirli, per ammorbidirli un pochino. Tantissime mi chiedono anche come far crescere più velocemente i capelli o come cercare di rinsanarli per non tagliarli. Purtroppo non esistono cose che facciano crescere i capelli più in fretta. I capelli in genere dovrebbero crescere di un centimetro e mezzo al mese, e se si è fortunati anche due, ma è difficile. Però l'unica cosa che può farveli crescere è il tempo, purtroppo. E invece per quanto riguarda magari ho i capelli rovinati, Giulia, come faccio a non usare la piastra? Perché la piastra purtroppo è proprio è una pessima amica per i capelli. Fare tante, appunto, tante maschere, trattamenti, olio e tutto. Nulla, questo è quello che faccio io per i miei capelli. Non è tantissimo, faccio delle cose normali come una comune mortale. Voglio dirvi ancora una cosa, è appena uscito, vi lascio qua sotto il link nell'info box così potete andare a vedere tutto quanto. È appena uscita la collaborazione che ho fatto con Debbie. Abbiamo fatto io e Feli il video dell'outfit e tutto quanto, e non c'entra niente con questo video, però era giusto per dirvelo, per tenervi aggiornate, e speriamo di andare avanti in questa cosa. Fatemi sapere se in qualche modo vi sono stata utile con questo video, cosa ne pensate, che prodotti utilizzate, insomma. Mi raccomando di andare sul mio blog perché sto per fare qualcosa di nuovo. Quindi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Violette!